Io penso che la città di Terni, lo dico con franchezza, con questa politica, con questo investimento, con questo progetto, io mi sento di dire la città dello sport, infatti la prima cosa ho detto, come lo chiamate? Pala Terni, benissimo, poi ci può anche essere un title in commerciale, ho trovato un'azienda, una multinazionale che vuole investire, però questo qui, con una situazione commerciale così vicino al centro urbano, ha usato la parola ricucitura, il discorso del nuovo progetto dello stadio indispensabile, la vicinanza. Combinazione migliore di partnership pubblico e privato. Il pubblico da solo non ce la può fare, tanto più se si eredita una realtà di un comune in dissesto, è chiaro che il privato chiede, bisogna dare qualcosa, perché se no nessuno, salvo qualche momento, ma non può essere eterno, di mecenatismo, di ritorno sul territorio, è indispensabile riconoscerlo. E in questo Simone, è giusto che ci sia stata data anche un'integrazione delle attività commerciali, così come lo dico con altrettanta franchezza, c'è qui Paolo Tagliamento che rappresenta la Ternana, l'ho detto prima, ripeto, uno può essere amico, non amico, può avere simpatie, ma città di Terni, tenetevi molto molto stretto, molto vicino Stefano Mandecchi, lo dico perché vuole investire sulla città, vuole investire sul settore giovanile, su anche il calcio femminile, questa nuova esigenza degli impianti dove vuol far allenare la prima squadra, ma soprattutto uno stadio iconico, ma indubbiamente datato, démodé, mi sento di dire, architettonicamente forse abbastanza un unico, ma completamente fuori da quello che sono gli standard, i parametri che oggi sono indispensabili per vedere e per giocare un calcio degli anni. Thank you.